Roberta Di Francesco, 18 anni, Flavia Trabucco, 14 da compiere. Emozionate come se fossero in gara, sono state premiate dal sindaco di Pescara Masci per i titoli italiani conquistati nei rispettivi campionati. Sentiamo il racconto delle protagoniste. Ho vinto l'oro di classe Juniores a Bergamo questo 10 ottobre e il bronzo assoluto, quindi tra tutte quante le donne in Italia sono arrivata la terza. E come sensazioni sicuramente il bronzo è stato un po' più difficile diciamo da prendere perché lì in quel momento quando si fanno gli scontri proprio individuali si è uno contro uno e la pressione perlomeno dal mio punto di vista si sente molto di più Roberta è reduce da un raduno tecnico con la Nazionale Giovanile cosa peraltro non nuova per lei già quest'estate ho partecipato ad alcune trasferte con la Nazionale Giovanile quindi a Catez eh, a maggio circa per la European Youth Cup e mh, ad agosto in Romania a Bucarest per la seconda tappa appunto della Youth Cup e per il Mondiale in Slovenia. Diciamo che le prossime, le prossime gare sono, cioè io punto soprattutto alle gare che si fanno a 70 metri, quindi all'esterno, però ci sarebbe anche un europeo indoor e il sogno è quello di Comunque, partecipare però bisogna fare un po' di strada prima. gli diciamo. europei, magari mondiali, c'è sì, tutto sì, un sì. iter da seguire e certo. poi il sogno conclusivo delle eh, Olimpiadi. Olimpiadi. Certo, certo. Ho vinto i campionati italiani eh, a marzo a Rimini. Eh, ho fatto la gara tranquillamente, diciamo. Sono stata molto contenta. Vabbè, poi, una soddisfazione, ovviamente. Hai appena. 13 anni, nemmeno 14 sì. anni, quindi tutto ancora eh, davanti a te, anche mh, puoi migliorare parecchio, no? Sicuramente. Sì, speriamo. Ecco, dove vorrai arrivare? Dove vuoi arrivare? Beh, si spera di arrivare a far diventare questa passione un lavoro, magari fra tanto tempo, e eh, speriamo. Poi nel frattempo cerco di non farmi aspettative, comunque continuo ad allenarmi senza troppi pensieri. Senti Flavia, perché il tiro con l'arco? Perché eh, già lo praticavano i miei genitori e quindi già lo conoscevo. E poi in vacanza ho conosciuto meglio questo sport e continuo a farlo, lo, da, lo pratico da 5 anni. Non ho mai smesso perché mi piace il controllo che ho sull'arco. Essendo uno sport individuale eh, dipende eh, al 100% da me e quindi... Non lo so, mi fa sentire responsabile, mi piace questo aspetto soprattutto. Poi anche l'ambiente, è un bel ambiente. Chiusura con il presidente di Fitarco Abruzzo, Aldo Di Silverio. È stato riconfermato per un altro quadriennio olimpico. Qual è la prima cosa da fare per il movimento abruzzese del tiro con l'arco? Eh, cercare di farlo andare avanti, cercare di promuovere questo sport, abbiamo parlato anche col sindaco di Pescara per vedere di, di darci degli spazi, di creare delle strutture anche a Pescara, delle società nel Pescarese perché non ce ne sono, quindi niente, speriamo che, che tutto vada per il meglio. Insomma.